Buonasera cari telespettatori, benvenuti a un'altra puntata di Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista. Oltre la bici perché noi in questi appuntamenti non parliamo solo e strettamente di bicicletta, ma tutto quello che gravita attorno al mondo del cicloturismo, della mountain bike, insomma, man mano che prende piede questa trasmissione diventate sempre più affezionati e capite di che cosa parliamo. Però il focus lo facciamo con Daniele Muflone, che salutiamo subito. Ciao a tutti. Ben arrivato, ben ritornato, ben ritrovato. Grazie. E poi abbiamo gradito ospite Giorgio Mancini, della società sportiva Cesano MTB, che è insomma parte integrante di questa puntata, perché poi vedremo delle belle immagini della manifestazione che li ha visti protagonisti. Daniele, allora, come è andata la prima puntata? È andata bene? Molto bene. Abbiamo avuto diversi riscontri positivi, di commenti, condivisioni sui social, quindi è stata molto vista. Anzi, diciamo, il giorno della diretta, quando è andata in onda, avevo il telefono stracolmo di commenti, di foto. La gente è impazzita perché finalmente c'è un programma dove parla di biciclette, specifico per il ciclista, dove si fanno vedere anche poi dei posti e poi le chicche della meccanica. Che quello non guasta. Allora, Daniele Muflone, insieme al fratello titolare della Casa del Ciclista, il centro specializzato numero uno nelle Marche per la tua bicicletta, non solo per la tua, ma per la bici di tutti, insomma. Per tutti. Però per la tua bicicletta, rivolgendosi al ciclista. Allora, noi abbiamo fatto vedere nella prima puntata una infarinatura generale del negozio, dell'officina, eccetera, però da questa puntata in poi faremo dei focus specifici su ogni tipologia di bicicletta, perché ce ne sono diverse e ognuna ha una funzione. Ce ne sono moltissime, come abbiamo visto. Abbiamo anche creato la guida. E oggi però siamo andati a prendere una categoria specifica e l'andremo a vedere, quindi sullo specifico, ecco, che bici è, a che utilizzo serve, a chi serve. A chi serve, perché quello è importante, perché i loro consigli sono utili per fare acquisti, insomma, consapevoli e soprattutto mirati e non disperdere le risorse, sì, comprando cose che magari non ci servono. I loro consigli servono a questo. Allora, Daniele, senza indugi, anche l'altra volta abbiamo fatto le riprese dentro la loro officina e negozio, e anche quest'oggi vi facciamo vedere. Allora, io prego la regia di lanciare il contributo, dopo rientriamo in studio e lo commentiamo con Daniele. Prego, vediamocelo. Allora, Daniele, conosciamo un po' le bici più sul dettaglio, perché a prima vista un occhio profano sembrano tutte uguali, però in realtà sembrano. Il famoso detto, l'abito non fa il monaco. Ci sono sostanziali differenze indirizzate all'utilizzo che bisogna fare. Questa bellissima, tutta nera, mi piace molto l'aspetto cromatico. Che cos'è e come viene utilizzata? Questa è una bicicletta da trail. La differenza di una bicicletta da trail da un'altra biammortizzata, che è una sua parente vicina, è la Marathon o anche la Mountain, che cos'è? È l'angolo di sterzo. Qui abbiamo un angolo di sterzo da 68 gradi. Che cosa succede? Più saliamo di ammortizzatore di forcella, più l'angolo si chiude e quindi la forcella è più da sopra, si vede più aperta e quindi è più difficile pedalare, però allo stesso tempo in discesa ti aiuta molto molto. Questa è una bicicletta che a mio avviso si dovrebbe vendere solo queste. Ti spiego anche il perché. Perché è la bicicletta per l'amatore. La bicicletta da trail ti permette di fare lunghissime pedalate, poi grazie anche ai suoi 12 cm sulla forcella ti permette anche di fare la discesa. Quindi considera che chi inizia anche adesso la discesa ha un po' paura. Quindi ad oggi la tecnologia si è evoluta così tanta che con un solo pulsante sul manubrio puoi abbassare il reggisella. Addirittura? Sì, un tempo si scendeva con la chiave e quindi si abbassava, eccetera. Invece ad oggi, senza scendere dalla bicicletta, con il bottone sul manubrio si può abbassare il sellino. Quindi abbassare il sellino agevola di più la discesa a chi ha un po' paura.
mentre quelli che non ce l'hanno vanno ancora più forte. Ho capito. Allo stesso tempo, in salita, sempre dal manubrio, si può anche bloccare l'ammortizzatore. E di conseguenza, in salita, perché l'ammortizzatore e la forcella vengono bloccati dallo stesso pulsante, la bicicletta rimane rigida e si pedala molto meglio senza avere quell'effetto di molla. Ecco, che alle volte disperde un po'. Sì, è molto fastidioso perché comunque si ti disperde anche tutta la pedalata, specie se fai delle salite dove c'è un po' di ghiaino che poi inizia a slittare e si va su a piedi. Ecco. Dopo di questo c'è anche la nuova tecnologia, che è il monocorona, che già è da diversi anni che è nato. Quindi non c'è più la triple. Non c'è più la triple, poi dopo la triple è nata la doppia, poi è nata la singola. La singola, pensa che noi l'abbiamo vista ed è nata nei campi gara alle gare di cross country in Coppa del Mondo. Perché essendo un circuito, provavano con una cassetta da 10 velocità, all'epoca c'era il 10 velocità, ad oggi siamo arrivati al 12 velocità con un 51 di rapporti, sì, molto grossa. Quindi facevano il loro giro prova e in base alla potenza andavano a cambiare o la corona davanti o addirittura anche la cassetta sul posteriore. Questo per non disperdere oppure pedalare a vuoto, perché delle volte può succedere. Tutti giustamente mi dicono, ma non è difficile poi pedalare in salita? No, perché questo è stato fatto, come sempre, da ingegneri che hanno calcolato il famoso sviluppo metrico. Quindi già ti faccio un'ipotesi, cambiando questa corona di soli due denti, la bicicletta si trasforma. Ecco. Poi abbiamo ruote da 29 pollici, quindi ormai il 27,5, anzi faccio un passo indietro, noi già la bici della comunione avevamo il 26 pollici, il 26. Che ad oggi è quasi sparito. Poi hanno introdotto il 29, ma alcune aziende hanno fatto anche il 27,5, diciamo il compromesso, perché all'inizio erano molto lunghe come biciclette. Ad oggi le hanno accorciate le 29, quindi ad oggi 29, solo su alcune discipline. Già sull'enduro e sul downhill si può ancora parlare di 27,5. Però già su questa bici qua, che è una trail, 29. 29 ti aiuta sulla pedalata in salita, ti supera gli ostacoli, in discesa ti supera gli ostacoli, si farà un po' leggermente più tirare, ma lo sforzo in salita quello ci vuole, perché poi dopo c'è il gusto anche della discesa. Freni a disco idraulici, quindi questa è una bicicletta che, come ho detto prima, per me dovrebbe essere la bicicletta per l'amatore che inizia, perché lo aiuta sulle pedalate anche lunghe, ma in discesa gli dà una sensazione di sicurezza. Quindi una bicicletta d'ingresso, diciamo. Chi inizia a voler capire un po' questo mondo. Sul bioammortizzato, perché questa ha forcella e ammortizzatore, si chiama bioammortizzata o in gergo full. Full, ecco. E dopo uno praticando, chiaramente riesce a capire qual è la sua propensione maggiore, se gli piace di più una cosa. Però questo gli consente di testare un po' tutte le possibilità, diciamo così. Ok. L'abbigliamento è anche importante, abbiamo molto vicino importante. Due manichini, e due donne, due manichini, una mora e una bionda, come a striscia, no? Sì, sì. E che cosa gli hai fatto indossare? Innanzitutto la nostra linea muflone. Ecco. E questa qua è un abbigliamento aderente, quindi un abbigliamento race, che si può utilizzare ancora con questa tipologia di bicicletta, ma si può anche utilizzare già un abbigliamento da gravity, quindi pantaloncino largo, maglia larga, perché essendo una bioammortizzata già sei sulla famiglia del gravity. Ecco. Anche il casco, come puoi ben vedere, il manichino con la mora, diciamo, ha un casco da enduro, mentre la bionda ha un casco un po' da sempre race, quindi più aerodinamico. Ho capito. La scelta è a gusto, perché comunque è un abbigliamento fatto per questa tipologia di cose. Benissimo. Allora, questa è una delle tante varianti sul tema, perché comunemente si dice mountain bike, arrampichino, insomma, però è bene capire, insomma, una bella bici questa. Sì, questa bici... è una bici da trail, come abbiamo visto, come anzi ho detto, sarebbe l'unica bicicletta che l'amatore deve comprare, deve acquistare,
perché ti aiuta sia in discesa, e in più se uno anche ha dei problemi di schiena e vuole anche pedalare un po' più comodo, l'abbia ammortizzata, è quello che serve. C'è anche da dire che però la categoria della trail, quindi bici con 12 cm di escursione sulla forcella anteriore e anche sul posteriore, esiste anche biciclette solo con la forcella anteriore, sempre da trail. Sono biciclette, si chiamano frontini, anche questo da mettere nel in gergo, il frontino, e aiuta molto sulla tecnica di guida sulla mountain bike, molto molto specifica. Però io ti voglio chiedere anche un'altra cosa. Ok, comprare la bicicletta giusta per quello che uno deve fare va benissimo, è corretto. Però io penso che anche chi si avvicina per la prima volta, magari al mondo della bici, un po' più sportiva da quella, diciamo, city bike da tutti i giorni, è importante anche che impari a come utilizzarla, come cambiare, come stare sui pedali, quando alzarsi, quando Sì. sedere. Cioè, è anche la tecnica da poter utilizzare che Sì. è importante imparare per sfruttare al meglio quello che la bicicletta ti Sì. può far fare, penso, Sì. no? Infatti, andare via in mountain bike da soli è un po' sempre un rischio, uno può cadere. Infatti, ci sono questi bellissimi raduni, dove anche noi siamo con le nostre telecamere, che affacciano alle prime pedalate anche i nuovi ciclisti. E addirittura, quando si affacciano, altri ciclisti, amici oppure nonne, danno dei consigli: cambia qui, mettiti in piedi, perché giustamente in bicicletta non si sta sempre seduti, eh? Bisogna anche un po' alzarsi, abbassarsi, il fuorisella. Ci sono diverse tecniche che poi andremo anche a vedere durante le Certo, pedalate che perché è servono. importante per godersi al pieno la bicicletta e insomma, perché io, anche se insomma, non si direbbe, ma sono andato in bicicletta in gioventù e quando qualcuno mi faceva notare che potevo fare una cosa in un modo diverso da come la facevo, qualche Sì. esperto, qualche amico che insomma masticava di più la bici, mi sono accorto che uno facevo meno sforzo e due ottenevo di più dalla bicicletta. Sì, Quindi sì, sì. comprare la bicicletta giusta, seguire i consigli di persone di fiducia, esperte come Daniele, va benissimo, ma poi anche imparare ad andarci in bici, Noi qualche no, consiglio lo lo date. diamo Oh, perché... ecco. E quindi non abbandonate la No, no, persona, no. sto prendo la bici e vai, no. Anche perché Ecco. io e Stefano siamo maestri di Federazione Ciclistica Oh, Italiana, proprio nel settore mountain bike, quindi già dando quei due accorgimenti cambia il modo cambia il di andare in mondo. bicicletta, sì. Quindi vedete, fate due piccioni con una fava. Prendete la bici giusta, ma vi danno anche i consigli giusti per andarci sopra. Allora, hai lanciato gli eventi, Sì. no? I raduni, questi modi di stare insieme, di condividere la natura. Abbiamo qui ospite Giorgio Mancini. Allora, Buonasera, ribenvenuto. buonasera. Buonasera. Allora, la società sportiva Cesano MTB, insomma, è fresca È una fresca, società diciamo. fresca fresca che è nata a gennaio di quest'anno e si propone di fare iniziative inerenti al mondo del cicloturismo e della mountain bike. E noi ci divertiamo a fare sempre queste cicloturistiche insieme agli amici. Io prima facevo il cameriere, ho abbandonato e da 2 anni sto frequentando questo ambiente e diciamo che sono riuscito a farmi sui 200-300 amici, diciamo, Ecco, ecco. Per cui ci si vede quando anche con Daniele alle cicloturistiche si fanno le mangiate insieme. Le pedalate insieme, gli è un bel scherzi modo, insomma, insieme, è un bel è un modo modo goliardico anche di stare di insieme, stare di vedersi insieme. ogni fine settimana e di, diciamo, fare il punto un po' anche sul cicloturismo, per come organizzarsi tra le varie società, per organizzare sempre meglio queste cicloturistiche. E infatti sono stati organizzati anche dei circuiti della mountain bike che anche Daniele segue e quest'anno abbiamo avuto un discreto successo. Vi viene bene. Di Allora, voi siete partecipazione, stati sì. protagonisti domenica 20 ottobre della settima cicloturistica Città del Tartufo di Pergola, tanto per non farsi Sì. mancare l'aspetto Infatti, ho goderezzo. sentito, ci ritroviamo prima per mangiare e E poi poi dopo, ecco, per capito, capito, io ho capito a voi come siete messi, ma il mondo del ciclismo è bello per questo. Le telecamere di Oltre la Bici erano lì, Sì. giusto? E quindi adesso ci godiamo insieme questa splendida domenica, Domenica. era una splendida domenica tra natura, amici
e sano divertimento, e commentiamo insieme. E quindi la regia, se ci manda il contributo di questa bellissima settima cicloturistica, la guardiamo insieme. Già la locandina è tutto, dice tutto. Dice tutto. Qui dove siamo? Alle iscrizioni, al parcheggio. La giornata, come si può ben vedere, sole. È eccezionale. Già qui dagli primi iscritti, già qui alle prime ore della mattina Giorgio non si vedeva più. Questo sei tu? Questo è Giorgio. Ecco Giorgio, fratelli. No, Caramano. Quello è Massimo, è l'altro organizzatore della cicloturistica, e qui c'è tutta la partenza. Qui dove siete? Qui siamo sul corso Matteotti di Pergola, davanti al Palazzo Comunale, dove è venuta la partenza anche alla presenza del sindaco Guidarelli. E ecco, qui vediamo scorrere un po' di partecipanti. Questa è la prima parte del percorso. Come si può ben vedere, tantissimi volontari anche all'incroci, perché per una cicloturistica, anche specialmente la partenza da un centro abitato all'interno dell'entroterra, serve un po' presidiare il tutto. Percorsi erano due? C'erano due percorsi? I percorsi erano due, uno lungo di media difficoltà e uno corto alla portata di tutti gli appassionati. E qui ecco una zona panoramica, qui entriamo in un percorso dentro all'interno del bosco e diciamo che questi sono percorsi nuovi curati dall'organizzatore e da alcuni appassionati. Qui abbiamo una panoramica Fantastico. Sul Monte Cate, una bellissima giornata di sole. Beh, qui bisogna dire che nel nostro entroterra il cane da pastore non era molto invitante. I panorami sono bellissimi, quindi secondo anche me la giornata è stata stupenda. Poi sentieri tirati a lucido, proprio si dice così, a lucido. No, ma poi vedo che effettivamente, a parte ecco, qualche passaggio un po' così particolare, però devo dire che la mountain bike forse più di altri sport su ruote mette a contatto con la natura, no? Diviso nel silenzio. Ogni giornata è diversa. No? Non essendoci diversa. Motore, no. Essendoci solo trazione umana, lì è proprio. Ogni giornata è diversa tra colori, natura, panorami. Però vedo che è un po' misto il percorso, nel senso che è proprio anche dentro il centro abitato, un po' dentro, un po' è fatto proprio volutamente così. Cioè... Questo devo dire. Complimenti a Giorgio che ha trovato un punto per il ristoro eccezionale. Dove eravamo lì? Sì, lì eravamo nella frazione di Montaiate, sopra Pergola, dove c'è anche un rudere delle vecchie mura dell'architetto Francesco Di Giorgio Martini, noto architetto, e non è cosa da poco, purtroppo sono rimaste delle rovine. E qui siamo a Pergola nel pasta party. Il famoso pasta party. Qui eravate già arrivati, tutti appunti contenti. Questo è il momento uno dei più belli perché... Si corre per quello? Ma... Sì, no, a parte per quello, ma dove poi uno si mette a confronto con l'altro, sei passato lì, come hai fatto, hai visto il cane, no? Perché visto. Senti, ma le soggettive che abbiamo visto dal casco erano tue? Si vedeva anche dall'ombra. C'era la stazza. No, vabbè, io ho visto delle belle soggettive, immaginavo che era uno. Tutte che le riprese di Oltre la Bici sono fatte dalla mia cam che è posta sopra il casco, e quindi vado a riprendere tutti di nascosto, nessuno sa. Mi raccomando, occhio dove guardi, perché insomma, vabbè, che lì di distrazioni ce ne sono poche. Ti concentri sulla natura, quindi... Va bene, allora, una bella iniziativa, complimenti Giorgio, continuate così insomma. Sì, la passione c'è, vedo che i numeri ci danno ragione, la gente sta aumentando, ci fa molto piacere e ben venga, perché si unisce oltre al divertimento anche un elemento salutistico, salutare della... Ecco, nella bici come nel rugby c'è un bel terzo tempo insomma, cioè il dopo forse... E il bello, quanti eravate di quella domenica? I partecipanti sono stati 150 all'incirca, una bella partecipazione anche
perché tutti ci hanno dato un buon feedback, si sono divertiti, è andato tutto bene, organizzato bene. Sì. Abbiamo... Anche le donne, c'è un bel gruppo tra i mountain bike. Sì, le partecipanti donne ancora stentano, ma stanno aumentando. Sì, perché comunque, comunque è uno sport faticoso. Sono più da strada, insomma. Sì. Va bene, però insomma aumenteremo le quote rosa. Speriamo. C'è un evento proprio specifico. State lavorando. No, esiste già in Italia. Esiste. Volevo dire che questo... evento, la cicloturistica del Tartufo, oltre a MTB Cesano, è stata organizzata anche in collaborazione con il gruppo dei Bifolchi di Pergola, che hanno dato anche loro una grandissima mano per questo evento, perché l'evento, più persone ci sono ad organizzare e ad aiutare, più ci si diverte. Ci si diverte. Bene. Allora, l'altro aspetto di questa insomma, serie di puntate oltre la bici, che insomma è un canale dedicato alla guida per il ciclista, è l'aspetto meccanico. Sì. No? Noi abbiamo registrato altrettante clip non solo sulle bici ma anche sulla parte del meccanico, perché l'altra anima del negozio, tuo fratello, che oggi qui è la più grande anima del negozio. Abbiamo registrato, oltre alla bicicletta, anche l'aspetto insomma, che sta molto a cuore al ciclista, l'aspetto della meccanica, perché il meccanico, diciamo, il ciclista è un po' un meccanico, gli piace mastricciare, svitare, e spesso fanno danni. E allora, Old Officina da Garage ha lo scopo proprio di mettere i segreti del professionista alla portata di tutti. Quindi suo fratello adesso ci farà vedere una delle cose più antipatiche che possono capitare a un ciclista, diciamo, ovvero cioè la foratura e come cambiare correttamente la camera d'aria. Oh, a chi non è capitato... No? Di forare sì, ma sì. Poi a chi non è capitato di montare la camera d'aria e pizzicare, quindi... Quindi insomma, perché sembra una cosa facile, ma non lo è affatto, e se non metti appunto quelle due o tre cosine, appunto i segreti del professionista, difficilmente vi verrà fatta regola d'arte. Allora adesso ci vediamo Officina da Garage e poi rientriamo in studio per veloci commenti proprio su questo aspetto. Officina da Garage. Allora, come abbiamo detto, l'altra faccia della medaglia è la meccanica, e allora nell'Officina da Garage con Stefano svegliamo un po' di segreti. Esatto. Da dove partiamo? Dalla cosa più comune. Partiamo dalle cose più semplici, che è la foratura della gomma, come sostituire una camera d'aria senza pizzicare la camera tra il copertone e il cerchio, che è una cosa che ho notato all'80% purtroppo succede, soprattutto quando si è in giro nei boschi, la fretta, e devi tornare a casa presto, eccetera. Invece così, passo passo, cerchiamo di spiegarvi e svelarvi un po' tutti i passaggi della bici. Allora, noi mettiamo per scontato già che la bici sia nel fosso. Che siamo nel bosco, abbiamo forato, mannaggia, lavoriamo a terra come giusto che sia. Nel frattempo gli amici ci hanno preparato quei pochi attrezzi che devono servire per sostituire una gomma, che sono semplicemente dei levagomme. Andremo a svitare la rondellina che tiene la camera d'aria e già l'abbiamo persa, ecco. E quindi qui va bene. Cosa importante, spingiamo molto forte la valvola deve essere sempre libera, questa è una cosa fondamentale sia per svitare che per rimontare poi il tutto. Poi ci abbassiamo un attimo, andiamo a terra facendo molta pressione con le mani anteriori, iniziamo a tirare il copertone e fare un bel massaggio. Ecco. Proprio come se fosse una... Come se fosse una bella ragazza. Ecco. Purtroppo quando vi capita nel bosco avrete le mani sporche, saprete sudati. Continuiamo dalla parte opposta a massaggiare la gomma. Questo perché? Perché il copertone deve entrare all'interno della gola e fa sì che io ho più spazio, più tolleranza nello smontare.
prendiamo il levagomme, lo inneschiamo lì e a volte siamo fortunati, vediamo se riusciamo anche in questo caso, tenendo la mano qua, ferma al punto di partenza, iniziamo a spingere il nostro levagomme. E adesso già la camera d'aria è fuori. È fuori. Togliamo la camera prima dalla parte opposta della valvola. Ah. E poi togliamo la valvola. Questo ci facilita tutto. Ah, ecco. Iniziamo dalla parte opposta, esatto, della valvola. Esatto. Poi controlliamo, mentre la camera giustamente si butta via, che l'amico ci metterà nello zainetto, controlliamo all'interno se ci siano corpi strani. Potrebbe essere uno spino, un ago di pino, un vetro per chi fa anche un po' di strada. E poi adesso andiamo a preparare anche la nuova camera d'aria. Eccola qua. Stesso discorso che ho fatto prima, la inizieremo a montare al contrario di come l'abbiamo smontata, e cioè prima la valvola, poi appoggiandolo qua per non rovinare la nostra beata bicicletta che ci ha costato fatica e sudore, si inserisce prima un quarto da un lato, poi si continua con l'altro quarto. Questo fa sì che una volta inserito tutta la camera d'aria all'interno del nostro copertone, la valvola mi rimane dritta. Se io continuo la rotazione continua, la valvola poi mi rimane storta e non va bene, perché anche l'estetica vuole la sua parte. Mi sembra giusto. Poi i ciclisti sono degli esteti. Esatto, sono veramente precisi e questo mi fa molto piacere. Cosa importante, come sento a dire in giro, non si inizia mai né dalla valvola né dal lato opposto, ma si inizia a metà. Adesso vi svelo perché. Iniziando da metà percorso, una volta che io entro, arrivo a destinazione valvola, che è quella che mi creerà più casino, spingo la valvola tutta internamente, che tanto riuscirò poi ad estrarla, spingendo da questo lato. Quindi manderò la valvola internamente, continuerò il mio percorso nel montaggio. Ho un problema, vedete? Il copertone non mi entra perfettamente. Se ho un problema in questo lato, ritorniamo al discorso di prima, sia per smontare ma anche per rimontare il copertone deve andare all'interno della gola. Quindi se qua non entra ho fatto un errore e adesso andiamo a controllare. Qua il copertone non è entrato perfettamente, qua uguale, quindi stirando un po' di più abbiamo facilitato un po' la nostra messa a punto. Massaggiamo ancora un pochettino e addirittura entra senza levagomme. Fatto questo, tiriamo giù la valvola e rimane dritta perfetta. A questo punto, se siamo nel bosco, utilizzeremo una semplice pompa. Oggi che c'è la possibilità, utilizziamo il compressore. Beh, tutto sommato, a vederla, sapendo cosa fare, no? Sì, non esatto. Sembra un'operazione difficilissima. Il problema maggiore che si ha quando lo si fa sia a casa o nel bosco è che la camera d'aria, se non viene inserita bene, rimane tra il copertone e il cerchio. E io quando andrò poi a gonfiarla, mi si pizzica, mi si crea un taglio. Si gonfia dolcemente, come avete sentito, esce dall'aria, ma è l'aria in più che si crea tra camera e copertone. E a questo punto il gioco è fatto, facciamo la nostra pressione e controlliamo che il copertone vada sulla sede giusta, che adesso vi farò vedere. C'è una riga continua che fa la circonferenza del copertone, questa deve essere sempre ben visibile. Se non è così, aumentare la pressione ed aiutare con un buon massaggio il copertone ad uscire. Possiamo arrivare anche a pressioni 4-5 atmosfere per i copertoni nuovi, appunto perché si devono poi assestare. Fatto questo, se siamo nel bosco e abbiamo perso il nottolino, pazienza. Se invece se no, ce l'ho io. Se l'amico ve l'ha
tenuto, lo rimontiamo. E c'è anche il cappuccetto, che, essendo una cosa estetica. Esatto, mettiamo anche il cappuccetto, ecco. Così non si rovina la valvola. Allora, semplici operazioni, non troppo diciamo complesse, ma con l'officina da garage abbiamo capito come montare un nuovo copertone non facendo gli errori che si possono fare. Che è importante. Che è importante. Però, avete visto? Due, tre cosine, ve le siete segnate? Mi raccomando, perché poi quando vi trovate nell'atto concreto, se non vi ricordate, bisogna che andate a fare un ripassino. Però queste puntate sono caricate, sono visibili, sono scaricabili. Oltre quindi che se non se sono appuntati le possono ritrovare. Ecco. Poi vi potete rivedere i passaggi cruciali più volte, insomma, quindi... Beh, però questa è una bella cosa che fa tuo fratello, perché già mettere a disposizione quello che è il suo capitale professionale non è da poco. Immagina che una volta io ero nel mio ufficio, sentivo la descrizione dettagliata di come si sostituiva la camera d'aria, allora mi sono affacciato perché ho detto con chi parla, no? Era al telefono con due clienti che erano giù in un fosso che avevano bucato e quindi... Addirittura l'ha cambiata per telefono, fantastico, cioè, vi rendete conto? Ma chi è che fa delle cose così, se non loro, se non la casa del ciclista? Allora, quindi insomma, avremo altre chicche da regalarvi, sono tante. Con officina da garage, salutiamo intanto tuo fratello, Stefano, che lui lavora, è quello che lavora, perché lui è un po' così, diciamo, la minima goliardica, ma quello che fa la sostanza è lui. No, non è vero, sono tutti e due molto bravi, ognuno nei suoi settori si compensano molto bene, devo dire, avendovi conosciuto, insomma, vi compensate molto bene. Allora, qual è la prossima occasione in cui starete di nuovo tutti a raidare? Me lo devo imparare questo termine, raidare, perché noi diciamo andiamo in bicicletta, no, non è... Poi oggi ne abbiamo imparato un altro. Sentieri lucidi. Ecco, come lucidare i sentieri, ecco, fateci passare loro. No, serve tanto olio di gomito. Comunque sia, il prossimo appuntamento saremo al Monte Paganuccio e ancora la data è da destinare. Quello che dico è di seguire le nostre pagine social, la Casa del Ciclista, il sito lacasadelciclista.it, il mio profilo Facebook Daniele Muflone e anche il sito di oltrelabici.it. Di canali per trovarci ce ne sono veramente tanti. Facciamo questa pedalata al Monte Paganuccio in una giornata, spero, buona, perché dal Paganuccio avremo dei panorami mozzafiato proprio fino a vedere il mare. E una volta che facciamo questa puntata, non so quante persone saremo, comunque seguiteci perché poi metteremo sulla locandina e partiamo, non sappiamo ancora neanche da dove, perché ha diverse entrate. Però una cosa di sicuro è sicura e che ci divertiamo. Ecco, su questo, ma io non ho alcun dubbio, al di là del risultato poi finale, sull'aspetto del divertimento non metto lingua, perché insomma con personaggi come Daniele è difficile non divertirsi dalla sua travolgente empatia. Allora, Giorgio Mancini, grazie per averci portato insomma nel mondo della vostra associazione sportiva, continuate così. Grazie. E quindi rivolgiamo anche un appello alle altre società sportive, no? Perché come la sua, anche altre che vogliono entrare a far parte di questo magico mondo possono farlo. Sì, si può fare. Già abbiamo diverse date prenotate, ne abbiamo alcune comunque ancora libere da organizzarci. L'importante è mandare un'email a redazioneoltrelabici@gmail.com. Chi mi conosce mi può chiamare, perché tanto... a trovarmi si fa anche molto presto, si espone la pedalata che uno vuol fare e poi si valuta se la giornata è libera oppure se si può fare oppure no. Comunque basta che uno contatta, perché a far vedere il proprio gruppo, a farsi conoscere, perché qua nella provincia ce ne sono veramente di diversi, ma nessuno sa
che quel gruppo lì ha organizzato quel tipo di, pedalata, perché poi, come abbiamo visto dalle immagini, serve personale lungo le strade, persone al ristoro, poi il post raduno, quindi c'è il fettucciare, tirare luce di sentieri. È molto impegnativo, quindi è bene apprezzare questi gruppi, queste associazioni che fanno questo movimento qua. E infatti, come quella di Giorgio, salutiamo caldamente tutte le altre associazioni, perché ogni domenica si impegnano veramente tanto, tutto lavoro gratis, fuori dalla, sacrificando anche magari un po' di affetti familiari, perché sono tutto tempo che va possono via. Possono essere anche delle scuse. Vabbè, quello non entriamo in quella dinamica, però insomma sicuramente i volontari e il mondo del volontariato in questo serve tantissimo. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia per questa succulenta puntata di Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista. Ringraziamo Daniele Muflone della Casa del Ciclista, che ricordiamo essere il centro specializzato numero uno nelle Marche per la tua bicicletta. Salutiamo anche Stefano, che ha contribuito, ciao Stefano, per Officina da Garage. E allora, ai prossimi appuntamenti, Daniele. Bene? A posto. Allora, grazie Giorgio, grazie Daniele e grazie a tutti voi per averci seguito in questa puntata di Oltre la Bici. Ai prossimi appuntamenti. Ciao, ciao a tutti.